Buongiorno a tutti signori, oggi sorpresa ci sono io all'inizio e vi chiedo scusa per questi pochi minuti di ritardo, ma dovevamo glassare i nostri semi freddi al limone, quindi abbiamo perso questi due minutini. Adesso non sono ancora ultimati, siamo in fase di glassatura, manca la decorazione finale del picciolo e niente, quando saranno pronti li posteremo sulla pagina. Adesso passo la parola a mio padre. Buongiorno, buon sabato e sempre tutto a posto. Avete visto? Come andate a vedere Rossella? Voilà, è arrivato Rossella. Spero che sia stata una gradita sorpresa farvela vedere. Poi qualche giorno gli faremo fare pure qualcosina, perché lei è molto brava. I limoni che sta facendo sono straordinari, poi li vedrete finiti, sono eccezionali. Ma la cosa particolare di questi limoni, che sono, eccoli qua, sono stati fatti senza stampo. Rossella sta seguendo un famosissimo pasticciere francese dove prende spunti. Grolle, mi raccomando, Grolle, seguitelo anche voi, perché mette delle ricette vere al 100% e quindi è... Ci vuole un po' di esperienza, ma fa delle cose strepitose e per questo ve lo consigliamo, perché veramente è uno che quello che scrive fa. Diciamo che con Matteo abbiamo potuto testare sta cosa, che fa quello che scrive, fa senza perdere troppo tempo. Ok, partiamo un poco da come mi voglio organizzare, perché ci sono un sacco di cosine. Allora, padella, pentolina, un poco d'aglio. Guardate quanto sono belli questi agli, iniziano a farsi grandi, eh? Che spettacolo. Oggi prepariamo la liberazione, facciamo un bello piatto che rappresenta un poco tutto l'Italia. È origine della penisola sorrentina, però lo conoscono bene in tutta Italia, ed è il cannellone a modo mio, il cannellone che della penisola sorrentina. Io non so voi come li preparate, ma vi faccio vedere la mia procedura. Allora, cannelloni precotti, sono di pasta secca che viene trattata, senza uovo. Allora, un filo d'olio qua e un filo d'olio nella pentola qua, poco olio, giusto un cucchiaio, un po' di aglietto qua e qua solo un po' d'olio, e vi faccio vedere il procedimento, perché è velocissimo. Ora faccio vedere che facciamo, che è veramente una cosa bellissima. Ok, una volta che la cipolla inizia a profumare, sono eccezionali. Questi sono, a proposito, aggiungo la passata di pomodoro. Io vi dico sempre, la passata vi dovete assicurare quando la comprate, da chi la comprate, altrimenti rischiate che comprate munnezza. Intanto ci chiedono moltissimi saluti, sì. Grandissima sorpresa, e sia Mike Scott e sia Tina Damiano ci chiedono il nome di Grolè, il suo nome è Cedric. Cedric, bravissimo, ci vuole un po' di esperienza, però vi dico che è uno ad alto livello. Allora, come sapete noi non abbiamo nessun segreto, non facciamo niente e sotto sotto, quello che teniamo facciamo senza crearci troppo problemi. Volevo ritornare un attimo al pomodoro. Finalmente sono quasi pronti i pomodori selezionati da me di agricoltura biologica, che fra poco inizieremo a commercializzare assieme alla pasta sia di Martino che pastificio dei campi e al mio olio. In questo caso ho messo a cucinare la passata di pomodoro di agricoltura biologica. Invece qua ho lasciato questa. I cannelloni sempre di Martino? Sì. Qua invece la polpa di pomodoro, che pure questa è straordinaria. Va bene, andiamo avanti. Allora, per i cannelloni
metà manzo e metà maiale, più o meno come le polpette. Mi piace mettere i due tipi di taglio. Sto usando la salsa là, la bella di aderenza. Mi dispiace per i capelli perché è sempre la stessa storia, ma purtroppo se avete qualche barbiere, parrucchiere che è aperto, me lo segnalate, così la cima sta sempre a corpo di uno che se lavo i capelli. Sì, Rosannino chiede che tipo di passata ha utilizzato. Allora, è una passata di mezzi San Marzano, biologica, di agricoltura biologica, e tra poco ci commercializzeremo con il mio marchio. Finalmente sono riuscita a trovare il prodotto che cercavo io di questa azienda che riesce a trasformarmi i pomodori, come dico io, e tra poco uscirà questa, ovviamente, dato che sapete che finica. Ho una cosa in più a spendere, ho qualcosa in meno a mangiare, l'importante è che mangiamo qualità, perché alla fine è quello che poi noi ingeriamo e diventa nostro. E perché ci dobbiamo stare a terra, ci mauri bene noi. Sarà un prodotto commercializzato da me, ripeto, tutto biologico. Intanto facciamo gli auguri a Immacolata Brugnetti, che oggi è il suo compleanno. Ciao Immacolata, auguri. E poi vi facciamo vedere i cannelloni, la marca, lo scatolo. Sì, ancora un po', lo scatolo di Martino, voi sapete che con Di Martino la collaborazione che ho con lui è... Questi sono ottimissimi perché vanno messi in cottura a crudo. Poi li prepariamo, faccio vedere come facciamo, che è velocissimo come esecuzione. Ve lo faccio vedere la passata, guardate com'è bella già densa. Già su questo vale, eccola qua, guardate qua. È bellissima, è già densa, è un profumo freschissimo. E alla fine lo vedo. Ok. Allora. Vedete, veloci, poi è una cosa molto veloce. Molto veloce e secondo me anche leggero. Andiamo a sfumare con un po' di vino bianco. Ecco. Facciamo evaporare l'alcol e lasciamo solo una leggera punta di acidità del vino. Ecco qua. Allora c'è Pino De Profundis che chiede un libro di ricette. Intanto rispondiamo a tutti i nostri amici che ieri ci chiedevano del libro. Allora, sì. Abbiamo avuto conferma che è stato riassortito a Amazon del nostro libro, altrimenti vi consigliamo di acquistarlo proprio sul sito del Gambero Rosso. Sì. Allora, la carne è quasi pronta, i cannelloni li teniamo qua, basilico, fior di latte, un po' di parmigiano, e questo è il cannellone che faccio io dividendo la carne per i due tagli. Molto leggero, non metto la ricotta, però ripeto, visto che il cannellone che faccio io assolutamente non arrovola perfetto la salatura. Un po' di pepe, eccolo qua. Una volta rosolata la carne, senza farla seccare troppo, altrimenti vi rimane troppo asciutto il ripieno. Rosa Giglio chiede: per acquistare olio e passata di pomodoro sarà possibile farlo online? Sì, fra poco abbiamo il sito in ristrutturazione, sarà possibile. Per il momento ci stiamo organizzando via mail o via WhatsApp e aspettiamo che siano pronti dal nostro laboratorio per portarci tutti questi per darci il prodotto. Allora, basilico. Intanto facciamo gli auguri anche a Antonio Federico, che oggi è il suo compleanno, sia Immacolata e sia Antonio. Ciao Antonio, e dice: auguri. Sei
voluto venire da Nonna Rosa, ma in alternativa mi arrangio con uno spaghettino al limone con tartare di gamberi. Grazie, ti tratto buono. Va benissimo, andò, ottimo abbinamento. Allora, basilico. Lina Cancello dice: non chiamiamoli cannelloni, pasta farcita. Perché? Tu come li fai i cannelloni? Dacci la ricetta che mi interessa. Se Giovanni... questa è una pasta farcita, mi interessa la tua ricetta, che così la facciamo pure vedere, Lina. Bisceglia Concetta dice: anche il sito Mondadori ce l'ha il nostro libro. E ancora Giovanni Caserta dice che se il vino che utilizza è il nostro. Sì, sì, vino nostro. Allora, noi lo stiamo preparando per qua. Qua abbiamo delle patate bollite. Nel frattempo si cucina la salsa e si raffredda la carne. E iniziamo un altro piatto. Patate bollite, queste qua sono quelle che ci sono rimaste l'altro ieri per gli gnocchi. Vi ricordate? Sono rimaste 3 patate. Voi che fate? Assolutamente non le buttate. C'è Luigi Buonocore che dice: oltre a Facebook and Derry stiamo facendo pure un goppo divano. Un abbraccio. Ciao Luigi, sì, hai ragione. E che papà, mo i momenti di Facebook and Derry, poi verrà il tempo di scusare, mi lavo le mani. Sarà il momento che ci daremo da fare, ma bisogna fare quello che è meglio fare. E mo attualmente quello che è meglio fare è restare fermi. Aggiungiamo, allora sono un 100 grammi, 150 grammi di carne macinata, avete visto, l'ho presa dalla carne che mi serviva per i cannelloni, 2-3 patate schiacciate e facciamo una sorta di polpetta che invece di mettere... invece di metterci il pane, ci mettiamo la patata. Che non riuscite? Vi piace sta cosa? Mettiamo la patata, mettiamoci un po' di basilico tritato, dopo ce lo rimettiamo qua. Un po' di pepe. Adriano Gorgoni dice: oggi è la liberazione, pertanto liberiamoci dai finti gourmet e viva la sincerità e l'umiltà di Pepe. Grazie Adriano, grazie mille, sei sempre esquisito. Sì, sì, io cerco di essere quanto più chiaro è possibile, quello che dico è quello che penso, sicuramente può essere pure sbagliato, ma è quello che penso, senza troppe ciance, diciamo così. Andiamo a impastare. Gianluca Multiweb dice: ieri ho fatto la pizza con la mozzarella sotto, me so ricreato. Bravo. La scuola nostra con la mozzarella sotto, non me ne vogliono gli amici maestri pizzaioli, ma io non faccio questo, è solo una mia idea. Mi fa piacere che se poi la provate vedete la differenza, se è diversa o no. Salutiamo Fiorella, Fiorella Gentile. Ciao Fiorella, buongiorno, aggiungiamo un uovo tanto per legare tutto. Allora, diciamo, abbiamo fatto una polpetta sostituendo la patata schiacciata con il pane duro. C'è Max Ferrazzano, dice: ho deciso, per Natale prossimo regalerò ai miei clienti più importanti del nord il vostro interessantissimo libro. Grazie mille. Io ho moltissimi amici al nord e sono persone eccezionali. Per questo non... per colpa di qualcuno non voglio che poi si faccia tutto un erbo un fascio, mi raccomando, che a volte leggo delle cose che non mi piace. Non sono tutti come alcune persone. Eccolo qua, questa idea è la polpetta che si può fare per chi è intollerante al glutine, perché nella polpetta, quando si mette il pane per intollerante al glutine, devo dire la verità, ma era un mattone sempre, perché si spugna, si fa questa cosa, a me non piace. Con la patata così, secondo me, ci sta. Provatela, poi vi fate sapere. Ok, andiamo avanti. Allora. C'è un nome del pasticciere, ed è Grolet. Allora, un filo d'olio, eccolo qua. Domenico Pergola dice: qui a Monaco di Baviera con la vostra cucina ci fate sentire a casa.
Grazie, grazie mille. E Bianca Spirito chiede dove vi trovate con i vostri due ristoranti. Siamo tutte e due a Vite Quenze, porta della penisola sorrentina, ma ci potremmo pure allargare perché è pure porta della costiera amalfitana, venendo da Napoli. Invece chi arriva da Salerno si entra sulla costiera amalfitana per Vietri sul Mare. Allora, un filo d'olio, un altro poco d'aglio, guardate, ci metto pure il verde perché chissà che fa, sono preziosi. Angela Peluso dice: senza uova nelle polpette? Un uovo, ho messo un uovo, Angela. Ho messo un uovo, tanto per le carne. La salsa ci siamo quasi. Ancora Michele Volpe dice: tipica vicana l'abitudine di mettere il fior di latte sotto. Pomodoro perfetto, sì sì. La fate cuocere, la salsa di pomodoro, la fate cuocere pochissimo, ripeto, deve essere sempre una cosa di qualità. Questa avete visto quanti sono? 15 minuti, è pronta, la spegniamo. Salutiamo Maria Loreto. Ciao Maria. Eccoli qua. Roberta dice: adoro il fatto che lei, chef, non butta via nulla. E da sì, quello che rimane riesce a creare sempre dei piatti favolosi. La segue da Brescia. Grazie mille, grazie. Allora, creiamo dei piccoli mini hamburger che li andiamo a rosolare nella nostra padella con l'olio profumato all'aglio. Franco Girardello dice: basta food writer, solo la cucina della costiera di Peppe. Grazie mille, grazie. Ezio Zeno chiede se la carne per la polpetta era cotta o cruda. No, è tutto crudo. Il concetto è lo stesso della polpetta classica, con carne cruda e tutto quello che ci metti poi nella polpetta classica. Invece di mettere il pane ci metti la patata. Vedi che è molto molto interessante e poi procedi per la cottura come fosse quella lì col pane. Piatto bello, gradevole e piacevole per tutti. Dato che mi devo ricordare spesso e volentieri con grande piacere di chi ha intolleranze o per problemi di salute o per problemi di dieta, tutte queste cose qua, mi fa piacere dare anche dei consigli. Marco Landi dice: un abbraccio chef e un saluto da Pesaro, da Marco Siguros. Umiltà, no, semplicità e professionalità e napolitanità, l'esempio che tutti dovrebbero seguire. Grazie Marco, grazie mille. Eccolo qua, fatele rosolare proprio leggermente, vedete, giusto giusto giusto, ci facete fare un po' di scorza, proprio una cosina delicatissima. Ma queste, se li fate queste qua, se le fate e avete la possibilità di accendere delle carbonelle, guardate, sono eccezionali, eccezionali. Salutiamo Laura Dovini che dice: buongiorno, sto preparando il tuo tiramisù senza uova. Buongiorno, ciao Laura, sì. Il tiramisù che è buonissimo e lo faremo in questi giorni. Una volta rosolate, leggermente rosolate, andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro a pezzettoni. Cellina Albino che dice: Peppe, ormai non possiamo fare più a meno di te, un appuntamento che non si può perdere, ma stamattina avete iniziato un po' più tardi. Grazie, sì sì. Causa mia. Ma non hai visto, Lina, perché? Scusa, ti hai perso un mail. Ti sei perso un mail, il dolce di Rossella che è una cosa spettacolare. Allora, mettiamo a stufare le nostre polpette, diciamo i nostri hamburger di carne e patate, quello che vogliamo. Aggiungiamo poco d'acqua perché la polpa è bella asciutta, la polpa che vi parlavo è bella asciutta senza acqua, per questo aggiungiamo un poco d'acqua così nella cottura diamo il tempo e la possibilità al calore di entrare dentro e di cuocere all'interno della polpetta. Le lasciamo andare piano piano e poi passiamo, ci dedichiamo un attimo ai cannelloni. Salutiamo la nostra cara Dora, dice: buongiorno a voi, guardarvi rilassante mi fa tornare indietro nel tempo, nella cucina di mia nonna. Grazie, grazie mille Dora. Doruccia? Sì, Doruccia. Ciao Doruccia. Sorrenchi. Allora,
I miei cannelloni, ve l'ho detto, io non ho nessuna presunzione di dire il mio raviolo caprese, il mio il raviolo caprese, no, io dico il mio raviolo caprese, che sicuramente non è quello, che è un'altra cosa di una stratosferica bontà. È la stessa cosa i cannelloni, i miei cannelloni della penisola. Carne macinata, rosolata e sfumata. Claudio Leone Napoli, senza guanti, senza divisa, ma che lavoro è? Senti, Claudio, è meglio che cagni, perché io così faccio a casa mia. Se tu invece ti vesti come una sala operatore quando cucini per te, è ben venga per te. Mi dispiace crearti questo problema, ma cagno, perché in verità sono un poco stufo di questi commenti a vuoto, proprio inutili. Allora, dice un amico mio, questa pandemia, quello che sta succedendo, secondo te, mi fa questa domanda, secondo te usciremo meglio? Questa è la domanda che mi fa. E non mi posso dire di quello che c'è scritto, di quello che penso io. Allora, io sono a casa mia, posso avere il piacere di mettermi a cucinare come voglio, poi non vedo niente di decente, che non sia decente, una camicia e niente, perciò queste cose mi fanno solo incazzare, la verità proprio. Va bene, intanto vabbè, rispondiamo a Antonella Lombardi che dice: gli spaghetti dell'Unità, una sciccheria. Quello pubblicato sul cucchiaio, sono buonissimi, ma non perché c'è empatia, veramente un grandissimo piatto, ripetetelo, perché è velocissimo da fare, è stato pensato per farlo con gli ingredienti che avete di solito a casa, tranne le alici, perché le alici le tenete in casa se vi piacciono, altrimenti non le comprerete mai. Il resto è tutto quello che avete in casa ed è stato pensato per fare un piatto Italia Unita, che ci volesse, noi ebrei di Nagos. Vabbè, allora, carne, vaccino e maiale saltato in padella, rosolata, bagnata con un poco di vino bianco, poi messa a raffreddare, l'abbiamo leggermente macchiata con un poco di pomodoro, basilico, fior di latte asciutto, mi raccomando, fior di latte asciutto, e un poco di sale e pepe, eccolo qua. Prendete le mani, mi raccomando, le mani. Io non uso il sac a poche perché qua non si può usare il sac a poche, faccio come ho visto fare mia madre per 50 anni. Se è una cosa che può dare fastidio, come facciamo, come escono gli avvisi vicino ai, quando stanno per andare in onda un film violento e tutta questa cosa qua, dicono vabbè, vi avvertiamo che ci saranno scene raccapriccianti. Eccola qua, facciamo un cannellone che mare, eccolo qua, e andiamo a sistemare belli, riempiteli il pomodoro, messo giusto un mezzo di pomodoro sotto. Alice chiede se c'è acciaio o stagno nelle tue pentole di rame. Tutto acciaio. E ancora salutiamo Simona e Claudio che ci seguono da qui vicino. Ciao Simona, buongiorno a te Claudio, eccoli qua, li riempite belli. Ricordatevi quello che ci mettete, quello che ci trovate, per questo mettete, non vi preoccupate, mettete, abbondate. C'è Monica Venditto, dice: la ricetta dei tuoi tarali in zugno e pepe. Questa ricetta, cara Monica, non l'ho fatta ancora per un semplicissimo motivo. Chi me l'ha data? Salvatore Tortora, famosissimo e bravissimo pasticciere. Questa ricetta me l'ha data tanti e tanti anni fa ed è stata una mia promessa che non avrei mai dato la sua ricetta. Per questo io non li faccio, perché sono spettacolari, ma non li faccio, non la faccio solo per tenere fede alla mia parola. Eccoli qua. C'è Pina De Profundis che dice: ma il cannellone è stato sbollentato prima? No, questo è di pasta secca, che non devi sbollentare niente. Lo metti nel pomodoro bello fresco, mezzo crudo e brodoso, succoso, e un quarto, no, la ventina di minuti in forno e ti mangia una cosa buonissima. Buonissima, buonissima, buonissima. C'è Giacomo De Simone che dice: stai benissimo con questa tua barba da intellettuale.
Grazie mille. Grazie. C'è Gaetano Spinosa che, se non erro, ci scriveva dalla Nuova Zelanda e dice: spero di conoscerti presto. Ciao Gaetano, piacere mio di conoscerti quanto prima. Facciamo i bravi così ci annunciamo quanto prima e ci conosciamo e finalmente ci potremo abbracciare. Cosa che non facciamo mai e oggi mi rendo conto di quanto è importante. Serena dice: la pandemia ha fatto uscire il peggio e il meglio di ognuno. Brava Serena, è quello che volevo dire, l'hai detto in modo molto elegante, io mi sarei espresso in modo diverso, ma così è. Pasquale Ester De Gennaro dice: vi seguiamo anche mentre lavoriamo, siete luminosi e belli. Grazie Pasquale De Gennaro, tu sei luminoso e bello, grandi professionisti. Il famoso caseificio vicano. Intanto Giuseppe Balestrino dice che siamo oltre i 500 perché lui ha radunato tutti i suoi amici. Hai chiamato la gente? Perché venivi un po' a parlare con te, Giuseppe, ultimamente. Eccoli qua. Vi ringrazio per ieri, sempre per le condivisioni che sono state molte. Grazie mille, siete fantastici, vi ringrazio veramente. Eccolo qua. Salutiamo il padre di Alessandro che si chiama Enrico, che è un tuo grandissimo fan. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao Alessandro, pure a te buongiorno. Questo qua è comodissimo, questo piatto, a parte che è di una bontà esagerata. Chissà che buco del rovere, lo potete preparare anche oggi per domani. Io cerco sempre di darvi quei consigli che quando è possibile risparmiare chi sa i fornelli di cucinare e poi mangiare sarebbe meglio. Per questo è un altro piatto molto comodo. Si prepara, si impellicola, l'indomani si mette in forno alla mezza e all'una lo tirate fuori tutti, vi sedete e mangiate. Cosa che mi piace troppo assai, questa cosa qua, a me farla e dirla in continuazione. Manuel Carpi ci saluta da Fuerteventura. Ancora Giovanni Caserta dice: ogni giorno alle 11 in Italia l'orologio si ferma per il vostro appuntamento. Grazie Giovanni, grazie mille. Eccolo qua, abbiamo quasi finito perché tengo altre due belle cose da farvi vedere. È solo il tempo che c'ho. Ma questi qua noi calcolate che questi si fanno mangiare come caramelle, per questo quando li fate, fateli, a parte che riescono molto, e per questo con una scatola, avete visto quando ne stanno uscendo, quattro persone, una scatola basta e avanza. Siamo chiusi, dopo, è arrivata la postiera una volta, ormai... Ma pure di sabato venivi i postini, anche di sabato bussi il postino. Vabbè, sempre, poi vedi che stiamo facendo questa cosa, no? Bus, ma che vogliamo, ma ferma e ti mai a fare chiacchierate con te. Ok, abbiamo finito, adesso lo mettiamo qua, recuperiamo. Mi lavo un attimo le mani, le disinfettiamo, belle. Antonio Ragosta dice: più o meno qual è la porzione di cannelloni a testa? Andò, per me la porzione è giusta, se sto digiuno una decina. Amiche. Ma 4-5 possono andare pure bene. Alcol, ecco qua, io vi dico sempre che uso l'alcol per disinfettarmi e sto sempre a faghista. Pulite sempre sui polsi, tra le dita. Sotto e sopra, ecco qua. Ok. Chiedono tutti questi insugni e pepe. E ancora Renato Angelillo dice: ma dopo 25 anni decade il brevetto dei taralli. Salvatore, se sarà lui a darmi l'ok, lo farò, altrimenti non farò mai una cosa del genere. Carissimi amici, perdonate, ma io così sono fatto. Andiamo ad appocare belli pane cannelloni. Guardate che pacci che tengo. Gianmaria da 5 anni da Roma ci sta seguendo. Ciao Gianmaria, fatti preparare i cannelloni da mamma. Catara grigi, eccoli qua. Puliamo. Accendimi il forno che li inforniamo pure. Questo ce la, penso che ce la facciamo. Li spolveriamo di parmigiano. E chi sto qua non piatto, li facite sicuramente i bucunder.
sicuro, sicuro, sicuro. Mettiamo un po' di basilico. Eccolo qua. Forno 160-170 gradi, 20-25 minuti, penso che ce la facciamo per quando finiamo di farvelo vedere pronto, così quando me lo mangio vi faccio vi faccio venire l'acquolina e vi organizzate e lo potete pure fare quando prima. Stiamo sempre a pulire. La cosa principale è pulire dove si lavora, mi raccomando. Ok. Queste qua stanno andando avanti con molta... Mariella Artesi dice create dipendenza. Grazie Mariella. Eccolo qua, ci diamo pure queste qua che sono buonissime, buonissime, buonissime. Allora, voglio farvi questo piatto dedicato a un mio carissimo amico, a due miei carissimi amici, Luigi Cremona, famosissimo critico gastronomico, uno dei migliori palati secondo me che posso allargare al mondo, un grande talent scout di giovani cuochi, e la sua carissima amica, la sua carissima Lorenza, la sua amica, la sua compagna, carissima amica mia. Spero che tutto vada bene Lorenza, e quando prima ci rivedremo e si esce da questa situazione, ti siamo vicini e se hai bisogno di qualcosa facci sapere. Allora, Cremona, grandissimo critico gastronomico, il terrore dei cuochi, perché per Cremona non va mai bene niente, tanto che è incredibile quest'uomo che ha messo su un blog che si chiama Porzioni Cremona, perché Cremona le sue porzioni sono così: 10 ravioli, lui mangia mezzo raviolo, 9 e mezzo te li manda indietro, e questa è la sua filosofia. Perché lui con un mezzo morso riesce a capire benissimo quello che sta mangiando. Veramente vi dico che è un personaggio del mondo della gastronomia italiana di altissimo livello. E io gli devo tanto perché quando ho iniziato lui è stato uno dei primi a venire all'osteria e a darmi qualche consiglio. Ungiamo una padella antiaderente. Allora, perché c'entra Cremona? C'entra per questo. La sua passione, la sua fissazione, un pizzico di sale, sono i friarielli, i ruoccoli. Qua abbiamo dei broccoli, vi mostro come li mangia lui in parte. Broccoli lessati, poi tritati, un poco di sale, poco sale, un poco di pepe e li andiamo, questo accendiamoci sotto, e li andiamo a impastare. Allora, broccoli lessati, poi strizzati per bene. Una volta che li avete strizzati per bene, li tritate e li condite con sale e pepe. Poi che fa Cremona? E questa è la pazza, e sono buonissimi, vi garantisco, sono buonissimi. E pensando ai nostri amici vegetariani, ho pensato di dedicare questo piatto a Cremona, che è molto valido per i nostri amici vegetariani. Si fanno dei piccoli hamburger di broccoli senza niente dentro, solo broccoli. Guardate qua, solo broccoli. Chiedono ancora la marca della pasta. Solo broccoli. Mi sto organizzando con dei kit che arriverà sia la pasta che le salse. Per il momento salse di pomodoro, poi ci saranno altre salse pure di accompagnamento alle paste. Salutiamo Laura Esposito, dice grazie di cuore, la vostra compagnia è diventata importante in questo periodo così deprimente. Grazie Laura, grazie. Eccolo qua, una volta preparato il suo servizio, prendiamo i nostri hamburger e li andiamo a tostare nella padella antiaderente. Questo per i nostri amici vegetariani è una cosa eccezionale, vi mangiate sempre i broccoli. Nessuna... Un attimo solo, che voglio pulire. Lucia Altieri dice la postina sarà una buona forchetta. La postina sarà una buona forchetta. Sì, hai capito l'orario. Ma lei ha capito che se non viene quando abbiamo finito, una chiappanina. Come glielo devo spiegare? Li facciamo tostare leggermente. Allora dice, per i signori, per i nostri amici vegetariani, questa è una cosa buonissima. Mangiate un broccolo sano, naturale, facile a dieta. Però, ripeto, non vi dà quella tristezza. Queste qua sono pronte. Questo lo metto in forno. Eccolo qua.
Sì, sì, mettiti, metti il gelato. Eccole qua. I nostri hamburger di patate e carne. E vedete qua, eccoli qua, guardate quando sono belli. Questi qua stanno andando avanti. Guarda qua. Un attimo solo. Roberto Damante ci saluta, dice buon 25 aprile, grazie sempre per l'aiuto che ci date a tenerci impegnati con i vostri video. Un saluto da Gaeta. Damante e ancora Pasquale Chirico dice buongiorno, siamo al lavoro e dietro di me sono in quattro a guardare la diretta sul telefono, che manca nuovo Fritz anno fa. Complimenti a Rossella per il dolce e buon lavoro. Buon lavoro anche a te Pasquale. Buon lavoro pure a te Pasquale e tanti saluti Roberto. Ecco qua. C'è Michele Gallo che secondo me è un poco un previdente in quanto dice vorrei vedere come fare la genovese. Allora. Ma ci arriviamo Michele, allora un attimo solo, fammi partire con questo poi ti spiego. Qua abbiamo delle cipolline novelle intere, padella antiaderente unta d'olio, cipolline intere, vediamo. Questa qua è sempre, fa parte sempre di quelle patate, per questo la patata va conservata. Sicuramente uscirà dove poterla inserire. E la mettiamo da parte. Qua abbiamo un fantasticissimo filetto di ricciola. Vi ripeto, noi siamo fortunati perché vi rimandano post che ci permette questo. Allora, cipollotti, e andiamo ad inserire anche le patate. Le patate così, guardate, sono alla fine del mondo, per questo voi quando fate patate lesse fatele sempre qualcuno in più che poi vanno a mangiare pure così, lo sono la limpatella, è una bomba, se l'avete provato in latte sono veramente eccezionali. Guardiamo i nostri hamburger, vedete? Questi sono dedicati a Cremona, sono la fine del mondo, guardate, non c'è niente, solo broccoli. C'è Edoardo Buonocore, sì. Un nostro collaboratore, dice chef, credo che oggi è la giornata. Non è Edoardo, è il suo cugino, perché lui sta, oggi era impegnato al negozio. Vabbè, dimmi che tu dici. Ah, ok, non so, quindi perché non si vede la foto laterale. Sì. Chef, credo che oggi è la giornata giusta per mandare una delle tue bombe a Il Giornale di Feltri. Ah! Sì, allora. Grazie, grazie mille. Allora, intanto a me mi fa ridere Feltri, perché veramente quando parla è una barzelletta. Se si guardasse allo specchio prima di dare il piatto alla bocca, faccio il bravo, e accendesse i 4 neuroni che gli sono rimasti, sarebbe bellissimo. Io tra i miei migliori amici ho molte persone che sono del nord Italia e sono persone straordinarie, eccezionali, per questo non facciamo tutto nel compasso. Feltri, se ci fate caso, è pronto per essere balsamato come come una mummia. Figuratevi se potrebbe creare problemi a noi del sud, dobbiamo essere noi solo intelligenti a non farci prendere, a non farci trascinare nella sua scia di profonda ignoranza. Se si fa un'occhiata, se si dà un'occhiata su tutto quello che esiste sulla rete, vede un poco, si rende conto un poco dei napoletani del sud che ci sta, nel sud, e non si dimenticasse che lui è il sud dell'Europa, e l'Europa potrebbe pensare anche questo di lui, per questo lui dovrebbe essere solo ed esclusivamente orgoglioso. Comunque io lo vorrei solo conoscere,
ci fa una rasata in faccia perché Gil è troppo comica. E per questo gli vorrei solo fargli una bella risata in faccia. Vabbè, chiudo qua, non mi voglio divulgare con questa persona che non vale la pena, manca un numero perché non ne vale la pena e altrimenti poi mi faccio prendere dalla mano, perché queste cose mi fanno ritornare un po' pensando nelle regole. Allora, cipollotto rosolato con patate e lenti rosolate, aggiungiamo pure un po' di pisellini e andiamo avanti. Saluto tutti gli amici del nord che ne tengo tanti e sono straordinari, siamo vicini come non mai e sapete che siamo un grande popolo e avete tutta la nostra stima e siamo vicini e andiamo avanti che tra poco tutto finisce. Ho preso un po' di asiago. Allora, le patate, una volta rosolate le andiamo a togliere o aggiungi i piselli e se non vi ha pensato per chi vuole fare una dieta, però sono pure a Catria, non può fare fame. Ecco qua, le andiamo a mettere nel sughetto, il filetto di pesce, nel sughetto che stavamo facendo di piselli e cipollone. Vedete quanto è bello? Già su Instagram comincia a parlare. C'è Anna Vivo che dice: mi hanno appena consegnato il pacco con il vostro libro. E ancora Pasquale De Giulio e molti altri che ci chiedono il nome del libro. Ciao Pasquale, buongiorno. Il nome del libro si chiama Questa terra è la mia terra. E ci va a seccare, uno la mangia così. Eccola qua, questi sono i piatti, gli hamburger che fanno impazzire a Luigi Granuno. Hamburger di questo qua, gli fai questo, sono buonissimi. Facete che li mangiate, non tenete che la tristezza la dieta. Però io voglio arricchirli un po', che ci vado a mettere sopra dei pezzettini di asiago. Eccoli qua. Questo sta andando. Questo sta andando. Eccola qua, pigliamo il nostro coperchio, mettiamo qua, lo facciamo andare sempre quasi con la fiamma quasi spenta, facciamo sì che si inizia a muovere un po' con l'asiago, ma non a fondo, giusto a muovere. Laureano dice: tra un po' la guida Michelin darà la valutazione in bombe invece che in stelle, siete un'esplosione di simpatia e professionalità, tutto a posto grazie a persone serie e sensibili come voi. Grazie mille, vi ringrazio. Ma se non facciamo così, se non siamo positivi, acca non ce ne usciamo più. Noi dobbiamo uscircene da questa situazione. Dobbiamo cercare di essere più positivi e un poco meglio di quando ci siamo chiusi dentro, cominciando da me. Un poco meglio. Non dica sta roba. Non date niente a Petro, perciò di dire sì. Si commette da solo. C'è Sauro, dice: ma in tutto ciò i cannelloni sono pronti perché io ho fame. Aspetta Sauro, poi ti faccio sapere come sono. Allora, questo sta andando, questo qua pure sta andando. Vedete, vi fate un filetto di ricciola con due cucchiai d'olio pieno di verdure, saporitissimo. Ci mettiamo la patata vicino, se la volete mangiare la patata la mangiate, se per la dieta la volete evitare la evitate. C'è Giuseppe che dice: chef, non mi dite niente, ma oggi i colleghi parigini stanno aspettando il dolce di Rossella. Lo so benissimo, ormai è una rivelazione, lei ha sempre avuto questa... E tutto ciò grazie ad Andrea Pieri, lo diciamo. Sì, questa passione. Ma poi Andrea Pieri, un nostro caro amico, gli ha dato l'input e come dice lui ha creato un mostro. Perché veramente sta facendo delle cose egregie e tanto che stiamo organizzando perché vorrei fargli fare un corso da lui. Lo vediamo un po', appena sarà possibile contattiamo e vediamo chi c'è. C'è Lucia Mari che dice: questa terra è anche la nostra terra. Esattamente.
E Michela guida che dice, chiede se i broccoli è possibile sostituirli con delle bietole. Sì, sì, se ti piacciono le bietole lo puoi fare benissimo. Io non lo faccio perché non mi piacciono le bietole, Michela. È una delle poche verdure che non so perché, ma non... Aggiungiamo un goccio d'acqua. Vedete, ne aggiungo poco alla volta. Se avete la possibilità di aggiungere il brodo, che con la testa avete fatto un poco di brodo, sarebbe meglio. Ma io la testa l'ho conservata perché poi lunedì faremo una bella cosa. Con la testa faremo un bello pacco capo e ricciola. Lucia chiede, oltre alla ricciola cosa si può mettere? Quale altro filetto di pesce? Qualsiasi pesce hai a disposizione. Dal pesce azzurro che io amo. Eccoli qua i nostri hamburger. Antonio Chioccarelli dice, con ammirazione da un collega giramondo, grande chef. Grazie Antonio, grazie mille. E in bocca al lupo per tutto. Ecco qua. Allora, vediamo la questa qua. Ecco il nostro hamburger. Questi qua ci mettiamo la salsa in ultimo, così sì. Facciamo vedere com'è bello. Ci siamo quasi. Qua vedere i cannelloni a che stanno, perché siamo pronti per chiudere tutti i nostri piatti, perché mi piace finirli tutti assieme facendo finta sempre che siamo al ristorante, non una alla volta, ma quando devono uscire su una comanda devono uscire tutti assieme. Casa di carta dice, ho fatto le polpette di Nonna Rosa, favolose. Grazie, saluti, grazie. Da Altavilla Erpinia. Grazie a voi per ecco, le andiamo a salsare. Stefano Petrone dice, la Santa Rosa scomposta dell'osteria Nonna Rosa la prepara Rossella, se così fosse io la nomino miglior pasticcera al mondo. Ormai sì. Rossella, Francesco, Florì, diciamo, diamo una mano un po' tutti. E noi siamo una brigata un po' anomala, siamo, dato che il discorso è familiare, cerchiamo di darci una mano uno con l'altro. Voglio provare. Rispondo a Mike, il libro sì, ce ne sono due, uno è quello che dici tu e l'altro si chiama Opera. Guardate, è buonissima, buonissima. Vediamo qua che c'è il tempo. Possiamo mettere qualche pomodorino di basilico pure qua. Teresa dice, ciao Rossella, Teresa Longobardi, non mette la ricotta nell'impasto per i cannelloni? No, la ricciola pure è pronta. C'è la signora Pina che ci saluta, la mamma di Carmine. Buongiorno signora Pina, buongiorno. Eccola qua, questo lo mettiamo qua, guardate quanto è bella sta ricciola. Bellissima, buonissima, sanissima e dieticissima. Dietetti, volevi esagerare su tutto. C'è Luigi D'Estasio, dice, chef, quando vuoi ci puoi spiegare bene la questione dello zucchero nel sugo di pomodoro? Complimenti per il libro. Luigi? Dovrebbero averlo tutti. Luigi D'Estasio. Scusa Luigi, ma ho giusto un minuto, devo spiegare un attimo, poi Rosella mi ricordi che... Allora. Abbiamo finito, eccoli qua, cannelloni, vedete, rimangono belli al denti, non spapocchiati, guardate che faccio, e chi se non vanno in buco in terra, chi sono alla fine romano, chi se veramente potete mi dice, ah pare portiere perché qua fai il gol da centro campo, le polpette con carne macinate e patate, degli hamburger con carne macinata e patate, un poco di polpa di pomodoro, hamburger di broccoli friarielli senza niente sopra,
Poi li ho voluti arricchire con un poco di asiago fuso. Il filetto di ricciolo con questi pisellini novelli stufati, cipollotto e qualche patata. Un odore di basilico e insomma, fine rumo. Ah, allora mi dicevi, Rossella, che cosa ti aveva chiesto? La questione dello zucchero nel pomodoro. Assolutamente non ci va. Per quanto mi riguarda non ci va. Se il pomodoro è acido, è la sua caratteristica, quel tipo di pomodoro che è acido è la sua caratteristica, e va mangiato così, io guai mettere lo zucchero nel pomodoro. Però è sempre una cosa che penso io. Però ci sta chi lo mette, chi non è d'accordo, però è tutta una questione di gusti e di pensieri di cucina. Bene, allora io domani volevo alle 9, vedete se vi piace sta cosa e mi rispondete sulle ricette di oggi che saranno pubblicate, mi rispondete se vi piace o no sta cosa. Io domani alle 9 volevo fare la genovese, però volevo fare in modo che poi all'1 ce la mangiassimo. Allora che facevo? Vi dico cosa comprare, voi lo comprate, lo preparate, domani alle 9 ci colleghiamo e la facciamo mezz'ora e la facciamo partire. Per questo per le 9:30, 10:20 ci siamo liberati e la lasciamo cucinare. Ci ricolleghiamo a mezzogiorno o alla mezza, facciamo alla mezza con la genovese cotta, che io domani vi spiego come portarla a cottura, e caliamo tutto quanto la pasta assieme e ci facciamo sta genovese. Se vi piace comprate un chilo di tracchie e un chilo di manzo, che può essere un reale, il muscolo, uno di queste, che mi piace sia solo le tracchie o tracchie e manzo. Dato che è pubblicata già una ricetta con ragù solo con le tracchie, ve la faccio vedere anche col manzo. Per questo mettiamo tracchie e manzo, un ragù a modo mio, la genovese a modo mio. Poi allora, per 2 kg di carne prendetele, perché poi sia manzo ci stanno altre mille cose da fare, prendete 3 kg di cipolle vecchie, se ci stanno le ramate, se ci stanno quelle di Montorba, se non si innova. Vabbè, un po' di sedano e carota, ziti o candele come pasta. Se non trovate questi due formati, comprate rigatoni, comprate paccheri, comprate mezzanelli, pasta corta abbastanza possente come struttura. Questo è. Io domani mattina alle 9 parto con la genovese, ve la faccio vedere e partiamo assieme. Dopo mezz'ora, 40 minuti che la facciamo partire, spegniamo, chiudiamo il collegamento e poi vi spiego quando lo dovete spegnere. E alla mezza accendiamo il collegamento, che la pentola con fuoco. Penso e spero di essere stato chiaro. Vi ringrazio della compagnia, vi ringrazio della stima. E se potete, volete, vi fa piacere, condividete. Siete stati tanti ieri e mi state facendo un grandissimo regalo. Ciao e buon venerdì, buon sabato. Ciao.